Andiamo a vedere i titoli del telegiornale. Ballottaggio a Siracusa, Francesco Italia conquista il suo secondo mandato ed entra a Palazzo Vermexio, lo vediamo. Consiglio comunale di Siracusa, il sindaco in minoranza, l'opposizione ha più consiglieri in aula. Aci Reale e Aci Sant'Antonio sono stati eletti nuovi sindaci anche a Piazza Armerina. Porto di Augusta, via ai lavori in banchina, è stato firmato l'accordo tra l'autorità di sistema portuale e l'azienda che dovrà realizzare l'opera. Lotta al caporalato nell'agricoltura, c'è un'intesa tra la regione siciliana e le organizzazioni sindacali. Questi i principali titoli del telegiornale e adesso la linea va alla regia, partiamo tra pochissimo dopo i suggerimenti commerciali. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse diottrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Se hai un ISEE inferiore a 10.000 euro, usufruisci anche tu del bonus vista. 50 euro una tantum per ogni membro del nucleo familiare. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica Open Mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osse articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, andiamo a parlare del ballottaggio che si è tenuto ieri in quattro città siciliane. Cominciamo ovviamente da Siracusa, capoluogo di provincia, dove come sapete al ballottaggio ancora una volta ce l'ha fatta Francesco Italia, che ha ribaltato l'esito del primo turno sconfiggendo lo sfidante Ferdinando Messina. Sentiamo e vediamo di fare il punto alla situazione, però prima andiamo a vedere proprio Italia. Ha seguito l'andamento dello scrutinio lontano dai clamori del comitato di Via Corinto, dove già poche decine di minuti dopo la chiusura delle urne c'era la consapevolezza che il trend dello spoglio fosse favorevole. Francesco Italia si conferma quindi sindaco della città, ma si concede l'abbraccio dei suoi soltanto dopo circa 3 ore. La sua candidatura riparte simbolicamente da Piazza della Repubblica, quel luogo che ha destato un vespaio di polemiche dopo averla fatta dipingere di arcobaleno. Le sue prime parole sono state di ringraziamento per tutti coloro che hanno sostenuto e poi in primo luogo è di Bandiera, che sarà il vice sindaco della prossima amministrazione.
Il primo dato che salta agli occhi però è il diffuso astensionismo che ha caratterizzato questo turno di ballottaggio. Si sono recati alle urne il 38% degli elettori, vale a dire quasi 40.000 votanti, in lieve aumento rispetto al ballottaggio del 2018. Di questa condizione ormai fisiologica ne ha tratto beneficio proprio Italia, che è stato eletto con 21.501 voti, pari al 55,39%, raccogliendo oltre 8.000 voti in più rispetto al primo turno, quando si era fermato a 13.036 voti. Ferdinando Messina invece ha raccolto 17.318 preferenze, cioè il 44,61%. Come cinque anni fa, Italia partiva in svantaggio rispetto al candidato di centrodestra, riuscendo però a ribaltare il quadro al ballottaggio. Abbiamo sempre amministrato seguendo e tenendo fede ai nostri valori, al cuore che abbiamo messo nelle cose che facevamo, e così è andata la campagna elettorale. La campagna elettorale, vi sarete accorti, è stata un crescendo, ma sempre sullo stesso tema: la lealtà e il coraggio di rappresentare tutta la città, non solo una parte, anche quella città che in questi anni si è contrapposta a questa amministrazione, spesso magari non apprezzando alcune delle cose che noi proponevamo come innovazioni, sulle quali però eravamo molto convinti. Ne dico una tra tutte: Piazza della Repubblica, infatti arriviamo da là. Tra gli spari di Mortaretti, Italia ha ricordato di voler essere il sindaco di tutti, tributando allo sfidante l'onore delle armi. Voglio confrontarmi con tutti, a cominciare da Ferdinando Messina, ha detto, e ripartendo da tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare in questi cinque anni. Con lui in Piazza della Repubblica anche i prossimi componenti della giunta, di cui fanno parte Edi Bandiera, che sarà appunto vice sindaco, gli uscenti Pierpaolo Coppa, Fabio Granata, Vincenzo Pantano, Teresella Celesti, Salvatore Consiglio, Giuseppe Gibilisco, Giancarlo Pavano e Barbara Ruvioli. Dopo un improvvisato comizio davanti all'ingresso dell'Istituto Comprensivo Paolo Orsi, Italia si è recato a Palazzo del Vermexio, dove sono continuati i festeggiamenti con tanta occupazione simbolica del Palazzo del Senato, che lo vedrà protagonista ancora per i prossimi cinque anni di amministrazione. Andiamo a vedere adesso questo nuovo consiglio comunale che siederà dopo che ci sarà la proclamazione, che avverrà non meno, cioè tra una ventina di giorni al massimo. Intanto venerdì ci sarà la proclamazione del sindaco, il nuovo sindaco di Siracusa, o meglio la conferma di Francesco Italia. Andiamo a vedere la geografia politica. La maggioranza del Consiglio Comunale appartiene all'opposizione. Nell'attribuzione dei seggi infatti sono 20 consiglieri comunali riferibili al centrodestra, mentre i consiglieri eletti nelle liste che hanno appoggiato il sindaco Francesco Italia sono 9. Ci sarà da comprendere che cosa farà il Partito Democratico, nelle file del quale sono stati eletti 3 consiglieri comunali. I dirigenti del PD hanno dichiarato di volere fare opposizione, ma ci sono anche alcune lusinghe da parte del sindaco Italia, che già ieri ha invocato affinità e convergenze proprio con il Partito Democratico. La nuova geografia del Consiglio Comunale con i suoi 32 componenti dovrebbe essere la seguente: Andrea Bucchieri, Andrea Firenze, Giuseppe Casella, Concetta Carbone e Gaetano Romano per Francesco Italia sindaco, Matteo Melfi e Nadia Garro per Edi Bandiera sindaco, Salvo Ortisi e Sergio Imbrò per la lista Noi per la città. Per quanto riguarda invece il centrodestra, Gianni Boscarino, Luigi Gennuso, Leandro Marino, Salvatore Laruna e aggiungiamo Ferdinando Messina, a cui da candidato sindaco perdente spetta il seggio per Forza Italia, Giovanna Porto, Damiano De Simone, Paolo Cavallaro, Simona Recupero e Paolo Romano per Fratelli d'Italia, Sergio Bonafede, Alessandro Di Mauro, Luciano Aloschi e Luigi Cavarra per Popolari Autonomisti, Franco Zappalà, Cosimo Burti e Alessandra Barbone per Fuori Sistema per Siracusa, Ivan Scivonelli, Daniele Arrabito e Francesco Vaccaro per Insieme Lista Civica. Infine il Partito Democratico con i suoi 3 consiglieri comunali, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco. C'è da dire che secondo una interpretazione della circolare, recente circolare della Regione Siciliana, assessorato agli enti locali, secondo cui il centrodestra prenderebbe non 20 ma 19 seggi, il 20° a questo punto andrebbe a Martina Gallitto di Noi per la città. Ma insomma, bisognerà attendere ovviamente la proclamazione e comunque il dato complessivo anche elettorale per avere il quadro ancora più sicuro e certo del nuovo Consiglio Comunale. Intanto il centrodestra siracusano prova a fare mea culpa o comunque a verificare cosa sia successo negli ingranaggi elettorali e guarda avanti attraverso un programma che possiamo vedere anche in questo servizio. Per il centrodestra siracusano si conferma la sindrome del ballottaggio.
negli ultimi 10 anni i candidati sindaco espressione della coalizione di destra ha avuto la peggio rispetto ai candidati di centrosinistra. Anche nell'ultimo ballottaggio Ferdinando Messina, che partiva con un vantaggio consistente sullo sfidante sindaco uscente Francesco Italia, ha dovuto cedere il passo. In casa centrodestra è in corso l'analisi del voto per comprendere quali errori siano stati commessi. Intanto il commissario provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti, prova a dare una chiave di lettura. La nostra visione e anche il tempo di realizzazione dei nostri progetti, che è decennale rispetto a quella del nostro antagonista, e la vicinanza ai governi regionali e nazionali ci danno quella forza in più, quella determinazione in più per realizzare i progetti e rifondare quel percorso che vede Siracusa protagonista nel sud-est siciliano. E questo è il progetto di cui tutti siamo corresponsabili e sono pienamente convinto che questo lasso di tempo sia quello necessario per rilanciare. Vedete, non ereditiamo qualcosa che ha bisogno di una continuità per essere realizzata, ereditiamo qualcosa che deve essere rifondato per avere prospettiva futura. Si votava ieri anche in altri 3 comuni siciliani che andavano al ballottaggio, a Cireale, Aci, Sant'Antonio e Piazza Armerina. Vediamo com'è andata. Poco più di 70 minuti per sancire la vittoria di Roberto Barbagallo e dare il via ai festeggiamenti all'interno del comitato elettorale. È lui, il nuovo sindaco di Aci Reale, dopo il ballottaggio con il candidato del centrodestra Nino Garozzo. Una sfida tra ex primi cittadini, in cui il centrodestra si è presentato spaccato con Forza Italia, con in testa il deputato regionale D'Agostino, che ha deciso di sostenere Barbagallo, mentre il resto dei partiti ha appoggiato la corsa di Garozzo. Aci Reale ha scelto Barbagallo perché ho fatto bene dal 2014 al 2018, sono le prime parole del nuovo sindaco davanti alla sede del comitato. Barbagallo ha vinto con il 51,88% dei consensi, pari a 8.964 voti. Garozzo si è fermato al 48,13, raccogliendo 8.316 preferenze all'interno delle 56 sezioni della città dei 100 campanili. Nino Cammarata non ha fatto in tempo a togliersi la fascia di primo cittadino di Piazza Armerina. Nella cittadina in provincia di Enna, la sfida al ballottaggio è stata tutta interna al centrodestra. A vincerla, riconfermando sindaco, è stato l'uscente espressione di Fratelli d'Italia, che ha battuto l'avversario politico Massimo Domenico Savio di Seri, vicino alla deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lanteri. Alle 15 l'affluenza alle urne si è attestata al 50,52%. I dati a scrutinio ultimato hanno indicato Quintino Rocca del centro-sinistra vincente ed eletto sindaco di Aci Sant'Antonio con il 51,66% dei consensi. Si ferma al 48,34% lo sfidante del centro-destra Giuseppe Santamaria. Al primo turno Rocca ha raccolto il 33,31% delle preferenze, mentre Santa Maria si è fermato al 30,1%. La coalizione del centrodestra si è schierata compatta con Santa Maria, con l'apparentamento di due candidati usciti sconfitti al primo turno, Scuderi e Di Stefano. Chiudiamo la pagina, lunga pagina dedicata al ballottaggio nei 4 comuni siciliani, per aprire quella di economia e infrastrutture, perché nuovi appalti e contratti sono previsti per le banchine del porto di Augusta per un importo di 18 milioni di euro. È stato stipulato un accordo tra l'autorità di sistema portuale per la Sicilia orientale e l'azienda che si è appaltata appaltata i lavori. È stato stipulato tra l'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale e il consorzio stabile Infratec, con sede legale in Sant'Agata di Militello, il contratto di appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali del porto di Augusta, con un ribasso di 18%, corrispondente a un importo netto di 17.844.000 euro, oneri di sicurezza aziendale a parte. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nella appalto è fissato per 540 giorni naturali consecutivi decorrenti alla data del verbale di consegna dei lavori, cui devono aggiungersi altri 90 giorni per la progettazione esecutiva. Prende corpo un lavoro da tempo atteso al porto di Augusta, che consentirà di migliorare le aree portuali, adeguarle ai necessari standard di qualità, in un momento in cui l'ente di contrada Punta Cugno sta imprimendo il massimo sforzo per incrementare le attività commerciali. L'opera peraltro è propedeutica alla realizzazione degli impianti di cold ironing
finanziati con fondi del PNRR, il cui bando di gara è di imminente pubblicazione. L'importo dell'appalto, che consiste nella fornitura di tutta la tecnologia sofisticata di distribuzione di energia di alta tensione sotto banchina, ammonterà a 32 milioni di euro circa. Altro intervento atteso da tempo è finalmente giunto ai nastri di partenza: il rifacimento dell'impianto antincendio del porto commerciale, per la cui realizzazione è stato pubblicato alcuni giorni fa apposito bando di gara per un importo di 1.153.000 euro. Entro la fine di giugno, dice Di Sarcina, che è il presidente dell'autorità portuale, contiamo di appaltare tutte le opere finanziate con fondi PNRR assegnati a quest'ente, in modo da avere il tempo di realizzare le relative opere e spendere tutte le risorse entro i tempi imposti dalla misura europea. Adesso questa immagine è abbastanza inquietante, ma è la dura realtà, perché sono stati eseguiti dei controlli amministrativi a Siracusa in un noto ristorante orientale e è stato chiuso perché aveva gravi carenze igienico-sanitarie. Blatte vive e morte sul pavimento, prodotti senza etichette e gravi condizioni igienico-sanitarie. Un noto ristorante orientale nella zona centrale di Siracusa è stato chiuso dopo i controlli da parte degli agenti della polizia della divisione amministrativa, insieme al personale dell'ufficio di igiene degli alimenti e della nutrizione. Gli operatori della Polizia di Stato e i sanitari dell'ASP hanno trovato uno scenario igienico-sanitario a dir poco precario. Locali invasi da parassiti, blatte striscianti, alcune morte presenti sulla pavimentazione della cucina, nonché l'assenza di tracciabilità per alcuni prodotti della pesca conservati all'interno del frigorifero, privi delle previste etichettature che consentono l'osservanza della corretta procedura di abbattimento della temperatura per poi la successiva lavorazione. Nel corso del controllo è stato anche riscontrato che l'abbattitore utilizzato all'interno della cucina non era in funzione, infatti non era collegato alla presa della corrente elettrica, e a causa del non utilizzo si presentava l'abbattitore sudice con la presenza di ragnatele che lasciavano presumere il mancato utilizzo da diverso tempo. Il laboratorio per la lavorazione degli alimenti in condizioni pessime per la presenza di sporco pregresso con superficie del pavimento sudicia, nonché presenza di muffa e chiazze di ruggine sulle attrezzature da cucina. Sanzioni e l'immediata sospensione dell'attività, che è stato sottoposto a chiusura fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge. Parliamo adesso dell'emergenza alluvioni che c'è stata nel territorio siracusano. La regione, anzi l'ESA, ha avviato interventi su diversi corsi d'acqua, in particolar modo sul canale artificiale Pane Bianco, zona siracusana. Hanno preso il via gli interventi sul canale artificiale Pane Bianco nel Siracusano, nella zona sud, interessato da notevoli criticità idrauliche che avevano causato nel febbraio scorso eventi alluvionali e danni a molti terreni. I lavori sono totalmente a cura dell'ESA, ente dell'assessorato regionale dell'agricoltura, che si è occupato anche della progettazione, e sono stati finanziati dall'autorità di bacino della presidenza della regione siciliana. Dopo l'alluvione, il governo Schifani aveva deliberato il 30 marzo scorso lo stato d'emergenza per l'area della Sicilia sud-orientale, stanziato 20 milioni di euro per realizzare le opere di ripristino dei fiumi, dei canali e dei terreni. Con questo intervento si mantengono gli impegni presi e si passa alla fase operativa, rispondendo in maniera tempestiva alle richieste di agricoltori e produttori, ha così dichiarato l'assessore all'agricoltura Luca San Martino durante un sopralluogo nella zona. Il fatto che più mi preme sottolineare, prosegue ancora l'assessore, è che gli interventi di ripristino vengono realizzati grazie a un accordo quadro sottoscritto da ESA, consorzi di bonifica e autorità di bacino. Da questo momento si proseguirà secondo il cronoprogramma concordato. Quello sul canale Pane Bianco è il primo di una serie di interventi che vedranno l'ESA in azione come soggetto attuatore, in collaborazione con i consorzi di bonifica e sotto l'alta sorveglianza idraulica dell'autorità di bacino. Le opere riguarderanno altri corsi d'acqua coinvolti dall'emergenza, come Gorna Lunga, Anapo, Dirillo e il torrente Ficuzza. Parliamo adesso di caporalato nell'agricoltura. La regione siciliana ha sottoscritto un'intesa con il sindacato di categoria per una sinergia relativa al controllo e al contrasto del fenomeno.
L'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccio Albano ha sottoscritto un protocollo d'intesa contro lo sfruttamento lavorativo con Fly CGL Sicilia, capofila del progetto Diagrammi di Legalità al Centro Sud. L'intesa si inserisce nell'ambito delle azioni che la Regione ha intrapreso già da alcuni anni con il progetto Supreme e con l'istituzione del tavolo di contrasto al grave sfruttamento lavorativo. Il caporalato è una piaga che va debellata, così dichiarato l'assessore Albano. Non si può più permettere che centinaia di lavoratori, soprattutto migranti, vengano sfruttati e minacciati, approfittando del loro stato di bisogno. Per noi gli stranieri sono una risorsa e vanno tutelati, prosegue l'assessore, e per fare ciò occorre coinvolgere in maniera sinergica tutti gli attori che possano fornire una prospettiva diversa per inquadrare il fenomeno complesso del caporalato. Il protocollo d'intesa va proprio in questa direzione. L'accordo siglato presso l'assessorato prevede l'organizzazione di incontri informativi sul tema della rete del lavoro agricolo di qualità, con il coinvolgimento delle sedi provinciali, dell'INPS, delle prefetture e delle imprese agricole attive sul territorio regionale. L'assessorato e Fly CGL Sicilia si impegnano inoltre a collaborare anche con le amministrazioni pubbliche coinvolte all'identificazione delle sedi di svolgimento degli eventi e alla definizione anche degli aspetti logistici e organizzativi, a contribuire all'identificazione di esperti che possano, anche in qualità di relatori, garantire un'adeguata e competente informazione a tutti gli attori interessati sul tema della rete del lavoro agricolo di qualità. Tanto per lo sport, il calcio continua, anzi cresce l'attesa relativa alla partita di ritorno tra il Siracusa e l'Enna, che si terrà domenica prossima allo stadio Nicola De Simone. All'andata, come vedete anche dalle immagini, è finita 1-1, e il Siracusa quindi basta un pareggio, anche 0-0, per poter passare il turno. Intanto è partita questa mattina la prevendita dei biglietti per la partita di domenica, che si giocherà allo stadio Nicola Simone a partire dalle 16:30. I prezzi sono questi: tribuna Siringo 12 euro, tribuna laterale 8 euro, gratis per gli under 14, curva Anna 5 euro, gratis per gli under 14, settore ospiti 12 euro, nessun ingresso ridotto omaggio. Per quanto riguarda la gradinata in Besi, i tagliandi saranno posti in vendita dopo l'eventuale parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli. Come sapete, il sopralluogo è previsto giovedì mattina al De Simone, successivamente quindi l'autorizzazione definitiva da parte della questura di Siracusa. Per il settore ospiti, i biglietti saranno nominativi e potranno essere acquistati a Enna fino a sabato alle 19. Con questa notizia di sport si chiude l'odierna edizione del telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui. Appuntamento all'edizione delle 19:30. Grazie ancora e arrivederci.